benvenuti al nostro nuovo videogiornale. L'esortazione del Vescovo a partecipare alle feste di Santa Chiara e San Rufino. Un invito a tutta la diocesi per vivere in comunione le solenni celebrazioni di Santa Chiara e San Rufino. A lanciarlo il Vescovo delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino, alla vigilia delle solennità rispettivamente della patrona della televisione e del patrono di Assisi, in programma l'11 e il 12 di agosto. Non possiamo smarrire le nostre radici, le dobbiamo continuamente riconoscere e coltivare. Dunque è un grande invito a partecipare alle celebrazioni liturgiche, alla processione, e al concerto, tutte cose che ci aiutano a rimettere anche l'animo in pace, direi in festa. Ma da non dimenticare poi l'altra grande festa, Santa Chiara. Santa Chiara, che insieme con Francesco, ecco, era la sua pianticella, così la chiamava Francesco, è tanto di onore per la nostra città. La nostra città la onora nella festa del voto, la ringrazia per quanto essa ha fatto e continua a fare, ma adesso c'è proprio la sua festa. Tanti pellegrini arrivano qui da tutte le parti del mondo, non dobbiamo certo mancare noi. Negli assisani, né tutta quanta la diocesi, nelle sue varie realtà. Sarò davvero felice di incontrarvi tutti e sono sicuro che con la benedizione dei nostri santi andremo avanti con maggior coraggio, con maggior speranza, perché i problemi non ci mancano mai e ognuno di noi li potrebbe raccontare, ma più di tutto noi da credenti, da discepoli di Gesù, dobbiamo raccontare l'amore di Dio che non finisce mai di sorprenderci e ci accompagna, ci rimette in piedi, ci dona la forza di andare avanti. E allora, avanti, ecco, con fiducia, coraggio, con la benedizione dei nostri santi. E per me, ecco, è una grande gioia potervi incontrare e comincio già con darvi un grande abbraccio di padre che vi sente sempre nel cuore. Riapre la chiesa di San Bartolo. La chiesa di San Bartolo a Correggiano di Assisi torna al suo antico splendore dopo i lavori di restauro. Per festeggiare questo importante avvenimento, giovedì 24 agosto alle 18 ci sarà la recita del Santo Rosario e a seguire la Santa Messa presieduta dal Vescovo Sorrentino e animata da Insieme Vocale con Media Armonica. Seguirà un momento di convivialità a cura del Sovrano Ordine del Mammone Birichino. GMG, esperienza unica per i ragazzi della diocesi. Grandi emozioni alla GMG di Lisbona che si è chiusa domenica per i 30 giovani della nostra diocesi partiti lunedì 24 luglio sera da Santa Maria degli Angeli. Gli oltre 30 giovani si sono uniti ai 65.000 giovani da tutta l'Italia e hanno vissuto delle intense giornate tra fede, spiritualità, comunione e anche divertimento. Ce ne parla Don Matteo Renga, responsabile del servizio di pastorale giovanile diocesana. I nostri giovani hanno vissuto momenti ricchi di fede, di spiritualità, di amicizia, di fraternità all'insegna del Vangelo, utili per incontrare Cristo, per conoscere una chiesa giovane, una chiesa che parla ancora al cuore di ogni credente, di conseguenza anche dei giovani. Sono stati momenti belli, significativi, penso al gemellaggio vissuto con la parrocchia di Palasa, nella diocesi di Averio, dove abbiamo toccato con mano la grande ospitalità delle famiglie portoghesi, ma soprattutto gli incontri con Papa Francesco, penso alla messa d'apertura giovedì scorso, poi alla Via Crucis venerdì, la bellissima veglia di preghiera con tutti i giovani del mondo e poi la messa di invio domenica al Campo della Grazia. Ora i nostri giovani sono chiamati ad essere degli apostoli, dei testimoni della bella notizia del Vangelo, dei testimoni gioiosi, come ha ricordato Papa Francesco a ciascuno di noi. Ed è questo il compito che attende i giovani che hanno partecipato alla GMG. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma ora questi giovani sono chiamati a testimoniare il Vangelo ai loro coetanei e nelle comunità cristiane nelle quali faranno ritorno tra poco. Nel viaggio di ritorno abbiamo fatto sosta al santuario di Lourdes per ringraziare la Beata Vergine Maria dell'esperienza che abbiamo vissuto, ma soprattutto per affidare a lei i sogni, i desideri di questi ragazzi. Li abbiamo affidato in modo particolare coloro che soffrono, i malati delle nostre comunità parrocchiali, la nostra diocesi,
diocesi, perché avendo Maria come modello possa ogni giorno avere il coraggio di portare a tutti l'annuncio del Vangelo. Festa ad Assisi per il restauro dell'affresco della Madonna del Vicinato. Grande partecipazione sabato pomeriggio nella zona di via Bernardo da Quintavalle per lo svelamento del restauro della Madonna del Vicinato a San Gregorio, dipinto realizzato da Puccio Capanna grazie a un lascito testamentario e oggi restaurato grazie a una raccolta fondi di cittadini del Comitato di Vicinato della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, integrato da un contributo della Fondazione Perugia e realizzato anche con il sostegno del Comune e dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Assisi. Il restauro è stato realizzato da Rui Savada e Silvia Tardioli e con la direzione di Sergio Fusetti. Dopo la benedizione, impreziosita dai canti di commedia armonica, anche una cena conviviale. Vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie e realtà della diocesi, scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 339 1709 738 o scrivendo un'email a ufficiostampa@diocesiassisi.com. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo videogiornale.